Ciao a tutti, io sono Ilenia e benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi vorrei mostrare tutti i libri che vorrei che avessero e che non ancora hanno una trasposizione cinematografica, che sia film o serie TV, poi dipende dal libro. Lì c'è già uno spoiler perché manco il libro sullo scaffale, quindi potete già immaginare quale sia uno dei tanti. Andrò in ordine sparso, ho diviso i libri solo per genere, non per altro, per avere un po' di ordine mentale. Allora, il primo che vi mostro è Il canto degli innocenti di Pier Giorgio Pulici, il primo di una serie, I canti del male, che hanno protagonista Vito Strega, un ispettore che in ogni libro deve risolvere un caso diverso. Io consiglio sempre di partire dal primo e seguire l'ordine di pubblicazione perché si può conoscere al meglio e quindi apprezzare ancora di più il protagonista, perché lo conosciamo dall'inizio alla fine, che anche se poi in realtà si parte da un momento casuale della sua vita e si prosegue poi da lì in poi. Quindi stile Montalbano sarà la trasposizione cinematografica, quindi in ogni puntata c'è o ci sarà, o mi piacerebbe che ci fosse, un caso diverso, ma che comunque segua un pochino, in senso orizzontale, la vita del protagonista. Così si può apprezzare meglio anche Vito Strega nella serie TV che mi piacerebbe ci fosse. Molto simili sono i due libri che vi sto per mostrare. Intanto questo non sarà come Montalbano, perché è molto più noir, più scuro, più crudo, violento, quindi ci saranno scene un po' più forti, ecco, perché appunto è un noir, così come gli altri due, quelli che usciranno comunque in genere libri di Pier Giorgio Puglisi. Allora, dicevo, molto simili sono i prossimi due libri, che sono un po' più simili a Montalbano, quindi sono dei thriller, è vero, quindi anche in questo caso sono un po' più forti le scene, però comunque un po' meno rispetto a Pier Giorgio, perché lui non lo so come fa, ma ha tutte queste scene in testa molto strong. Allora, comunque non ci ingischiamo. Allora, il prossimo è L'ospite inatteso di Patrizia Ghimini, anche in questo caso il primo di una serie, dove la protagonista, che vediamo in tutti i libri di questa serie, Lottie Parker, deve in ogni libro, dicevo, risolvere un caso diverso. Anche qui consiglio di partire dal primo per arrivare all'ultimo, quindi seguire l'ordine di pubblicazione e quello cronologico per apprezzare meglio, la protagonista, perché naturalmente, c'è tutta una storia, parallela ai casi e al suo lavoro, che riguarda la sua vita privata. E quindi vi consiglio di più di prima, in questo caso, di seguire l'ordine di pubblicazione per capire meglio anche la sua vita privata, perché c'è questa storia parallela orizzontale che riguarda appunto, Lottie Parker. Quindi, sì, anche in questo caso, stile Montalbano, quindi seguire quest'ordine qui dei libri di pubblicazione per appunto, forse in questo caso c'è più una serie TV, ecco, un po' una via di mezzo tra Montalbano e una serie TV normale, ecco, che segue appunto gli avvenimenti in ordine, diciamo, cronologico, no? Che andando avanti nel tempo. E molto similmente c'è i libri di Robert Prisna, quindi partiamo dalla Donna di Ghiaccio. Allora, lui ha scritto due serie, le sta scrivendo in contemporanea, sono entrambe serie thriller, e questa che io ho letto, che è l'unica che ho letto, parte con la Donna di Ghiaccio e segue le vicende di Erica Foster. È lo stesso discorso spiccicato dell'Ospite inatteso, perché l'impostazione bene o male è quella. Quindi non mi ingingisco troppo su questi tre libri, perché bene o male è quello l'andazzo. Adesso ci saranno due libri molto tosti che io ho amato profondamente. Sono due libri che o ami o odi, o li ho amati, appunto. Il primo è Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. Io ho questa edizione della Fazio Editore, della Lainia, che è super bella. Peccato che questo riflesso, la luce non si veda bene, ma è un'edizione super mega bella. Sarà molto difficile che ci sia un film o una serie TV, forse più film, ce la vedo di più, perché poi in lungo andare forse la serie TV diventa noiosa, no? La storia del Circo della Notte. E quindi mi piacerebbe più un film. Ma dicevo, forse è difficile che ci sia una trasposizione fedele al Circo della Notte, perché capisco che
È una storia complessa, molto bella, ma molto molto complessa, quindi non lo so se lo vedremo mai questo film o questa trasposizione del Circo della Notte. Ancora più complesso, ancora più difficile da realizzare sul grande, sul piccolo schermo, è Il mare senza stelle, sempre di Harry Mornstein, sempre da Fazio Editore della Lainia, sempre super mega mega bello. E ancora più complesso, ancora più bello, ancora più tutto labirinto, e quindi immagino che sia ancora più difficile che ci sia una trasposizione fedele. E a me piacerebbe molto che sia del Circo della Notte, sia Notte, ma del Mare senza Stelle, ci fosse una trasposizione altrettanto super mega figa come le sono i libri, però è molto difficile, sono libri complessi. Andiamo adesso nei fantasy. Il primo è quello meno bello, diciamo così, perché è un primo di quattro libri che è andato un po' scemando. Peccato, perché aveva tutti i potenziali possibili per essere una gran bella serie. E parlo dei Fidanzati dell'Inverno, questo è il primo libro della Traversa Specchi, e ha poi altri tre libri dopo. Quindi potrebbero esserci quattro stagioni, quindi una stagione per ogni libro, e che segue appunto le vicende di Ofelia e Thorne. Potrebbe essere una serie TV fantasy giusto per guardarla, per passare il tempo, e soprattutto una serie fantasy per ragazzi, quindi 15 anni, 16, anche meno forse. Vi lascio una prima recensione che ho fatto forse 2 anni fa per sapere la mia opinione sui primi due libri. Poi magari quando ci avrò voglia e tempo farò una recensione completa. Poi passiamo al libro che manca qui sopra nello scaffale e si tratta di Red Rising, il canto proibito di Pierce Brown. Secondo me va un po' al contrario di Fidanzati dell'Inverno perché il primo libro, quindi questo, abbastanza bello, interessante, le premesse ci sono, solo che riprende molto da altri fantasy distopici, quindi mi ha fatto sorgere un po' il naso. Comunque molto interessante questo inizio, e infatti poi il secondo e il terzo secondo me è tutto in discesa, tutto molto bello, molto figo, e quindi secondo me potrebbe essere una serie TV di 3 stagioni, anche in questo caso una stagione per ogni libro, e mi piacerebbe molto, super figo. E mi piacciono questi tipi di storie anche nelle serie TV, e quindi perché no? La prossima serie TV fantasy che mi piacerebbe vedere è quella di Nevernight di Jack Kristoff. Anche in questo caso mi piacerebbe che ci fossero 3 stagioni, una stagione per ogni libro, e questo appunto è il primo della trilogia di Nevernight che racconta tutte le vicende stratosferiche sfigate di Mia Corvere. È una delle mie trilogie preferite del cuore e ho molta paura a leggere altri libri di J. Christoph perché non vorrei rimanere delusa da Zio J, però prima o poi lo farò. Comunque, mi piacerebbe molto vedere e mi piacerebbe anche che fosse fedele alla storia una serie TV su Nevernight. Perché no? Potrebbe essere una serie TV e fantasy per adulti decisamente interessante, poi dipende dai gusti, a me piace molto. Quindi perché no? Il prossimo libro, l'ultimo, è un altro bello impegnativo perché ho scelto fantasy belli tosti, strong, a parte Fidanzati dell'Inverno che babà, quella che è. Comunque dicevo, l'ultimo libro che mi piacerebbe che avesse, in questo caso, o una serie TV o anche un film potrebbe uscire bene, e si tratta di Lei che divenne il sole di Shelley Parker Chan. Ci sono solamente due libri. Questo è il primo, il secondo penso che debba ancora uscire in Italia, non c'è sicuro. Nel resto del mondo non credo neanche ci sia. Comunque, potrebbero essere due film molto interessanti, con una bella mole di temi super mega fondamentali. Vi lascio su nelle schede, la recensione se volete sapere una mia opinione, un po' più di informazioni su questo libro, che potrebbe essere decisamente interessante, come trasposizione. Non so però fino a che punto tutti possano apprezzare la storia di Lei che divenne il sole, anche se mi piacerebbe che molte persone, o comunque tutti, anche se la mia è un'idea altamente utopistica, potrebbero apprezzare questa storia.
Mi è piaciuta molto e quindi perché no? Perché non vederla anche sul grande schermo magari? Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se anche voi condividete la mia idea o comunque se avete altri libri che vorreste come film o serie TV, fatemelo sapere nei commenti, magari prendo anche qualche suggerimento. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!